anche fare il video così? Ok, no. Ciao ragazzi, allora visto che siamo sul ponte, cioè proprio sul ponte del 2 maggio, ho pensato di fare un video un po' leggero, un po' chiacchiericcio, un po' forse inutile, per chiacchierare con voi e sputtanarmi più di quanto io non abbia già fatto fino a questo momento. Questo è un video che ho visto già in diversi canali e praticamente vi dico 50 fatti a caso, magari un po' particolari, della mia vita, giusto per perdere quel poco di dignità che ancora mi è rimasta. Cerchiamo di partire, sennò come sempre questo video durerà delle ere. Da bambina ero una bugiarda colossale ed ero così brava a raccontare palle che i genitori dei miei compagni di classe chiamavano a casa per sapere se fosse vero quello che io avevo raccontato ai loro figli. Sono una maniaca della puntualità, ma maniaca a livello fotonico, io arrivo sempre, almeno 2 minuti prima dell'orario stabilito. Da piccola una volta ho riempito il water di bagnoschiuma, ho messo tutto il bagnoschiuma contenuto nel barattolo dentro il water, poi ho tirato l'acqua e il mio bagno si è trasformato in un immenso schiuma party. Sono andata 2 volte dal medico per farmi buchi nelle orecchie perché la prima volta sono uscita urlando dopo aver visto il cotone imbevuto di disinfettante color sangue. Perché esiste il disinfettante color sangue? Io ancora me lo chiedo. Da bambina per un lungo periodo ho avuto i capelli molto molto corti, tipo da damasco, diciamo così, e sto ancora cercando di metabolizzare sto cercando di rimuovere quel periodo oscuro della mia infanzia. In ginnastica io dovevo sempre farmi interrogare per poter avere un voto decente anche in quella materia. Ho praticato nuoto per più di 5 anni e io ancora non so nuotare, cioè mi muovo, riesco a galleggiare, faccio versi, in qualche modo il mio corpo sta a galla, ma ancora non so nuotare dopo anni e anni di nuoto. Durante i tempi delle medie circa io e una mia amica siamo entrate in fissa con una casa abbandonata che c'era vicino a casa dei miei genitori e diversi pomeriggi siamo andati in perlustrazione attorno a quella casa con pila, bussola, con tutto quello che potete pensare, nastro adesivo, qualsiasi cosa potesse servire per scoprire se in quella casa c'erano i fantasmi. Da bambina ho allevato girini per una settimana, cioè aveva piovuto, si era creato vicino al fossato una grandissima pozzanghera che era piena di girini, io e la mia vicina di casa siamo andati a prenderli e metterli all'interno di vari barattoli e per una settimana ho allevato girini che poi insomma sono tutti morti. La mia prima console fu un Atari, io avevo chiesto a Babbo Natale il Nintendo NES e invece mi arrivò l'Atari. Cioè, dal Nintendo NES all'Atari, mi capite che ne passa di acqua sotto i ponti? Io ancora mi chiedo che cosa non fosse chiaro nella mia letterina di Babbo Natale. Qualche anno fa mi era presa la mania del bricolage, dei gioielli fatti in casa, avevo comprato panetti e panetti di fimo e avevo fatto decine di ciondoli che poi effettivamente non ho mai messo. Qualche anno fa, quindi alla veneranda età di 25-26 anni, ho buttato della vernice vetrificante giù per il lavandino della cucina perché ovviamente avevo avanzato questa vernice nella mia genialità, non l'ho buttata nel cestino ma l'ho buttata, versata giù per il lavandino, quindi nel giro di poche ore si è solidificata come silicone e il tappino del lavandino non veniva più via. Quando Davide si è spaventato lamentando appunto che il tappino non si sollevava, io ho negato fino alla morte. Il primo libro che ho letto nella mia vita è stato Le fantastiche avventure di Brie Ciuffo. L'ultimo libro che ho terminato è stato invece L'ospite di Sarah Waters, che tra parentesi è un libro fantastico, chiusa parentesi. Il mio gatto si chiama Artemis in onore del gatto di Sailor Venus. Mi sono sposata a 25 anni. Nightmare Before Christmas rimane tutt'oggi uno dei miei film preferiti, conosco a memoria tutte le canzoni del film. Ai tempi delle medie collezionavo le figurine, quelle piccole dei cacciatori che si trovavano dentro le gomme da masticare. E ancora adesso sono pienamente convinta che certe figurine non esistessero. Perché dai, non è possibile che mancassero a tutti. Ai tempi degli elementari, fine elementari, seguivo Beverly Hills 90210 e io ero follemente innamorata di Brandon. Io non so guidare, guido veramente da schifo, quindi se posso evito di guidare. Mia mamma è una ciclista, una di quelle serie con tanto di bicicletta fatta su misura, tutina da ciclista, caschetto, tutto l'abbigliamento da ciclista. Ho provato a curarla ma mi hanno detto che non si può curare. Ho praticato tiro con l'arco per circa un anno. Io sono Katniss Everdeen. La mia alimentazione fa schifo, odio il ragù, odio la frutta, mangio pochissima verdura, mi nutro sostanzialmente di schifezze. Sono figlia unica, credo che i miei dopo la mia nascita abbiano preferito guardare la televisione per il resto delle serate. Nella mia famiglia da diverse generazioni c'è sempre un membro femminile che ha imparato e sa leggere i tarocchi. Odio profondamente i cambiamenti, io non riesco proprio a gestirli, cioè mi fanno andare in crisi e soffro di stati di ansia nervosa. Ho la terribile e incurabile fobia degli insetti, cavallette in primis, ragni, cimici, qualsiasi tipo di insetto, proprio una fobia, uno schifo, se devo scappare, se avete una cavalletta, cioè voi non potete capire. Il primo film che ho visto al cinema è stato Tartarughe Ninja qualcosa. Il mio primo cellulare è stato un Panasonic GD50, cioè questa cosa qua, questo telecomando.
Il cellulare invece che ho avuto per più tempo è stato il mitico Nokia 3330, cioè tutti avevano il Nokia 3330 perché potevi cambiare la cover ed era in assoluto la cosa più figa che ci fosse in giro. Ai tempi delle medie mi ero fatta le mesh bionde, cioè le mesh, una mesh bionda che era di una larghezza di circa 8 cm, quindi come se mi fosse caduto un coso di vernice in testa e avevo questa sorta di scia da una parte all'altra della testa, cioè era una cosa inguardabile. Da bambina ero terrorizzata, ma cioè voi non potete capire, ero terrorizzata dalla pubblicità della Barbaro Zucca, cioè dalla pubblicità di questo liquore in cui non vedevi veramente un tubo, cioè solo una ragazza orientale che si inginocchiava e se veniva trasmessa questa pubblicità io scappavo in un'altra stanza. Davide, cioè mio marito, è la prima persona, anzi una delle prime persone che è venuta a trovarmi in ospedale quando io sono nata. A Londra lo scorso anno mi sono messa, a un certo punto ero talmente gasata per iniziare a capire un po' l'inglese che mi sono messa a tradurre in italiano una persona che parlava inglese a due turisti, convinti nelle mie teste che questi due turisti fossero italiani quindi non capissero l'inglese. Dopo 20 minuti mi hanno guardato con commiserazione dicendo qualcosa tipo parle français. Da bambina costruivo case per le lumache con tanto di mobili, zona cucina in cui mettevo una foglia di insalata, quindi allevavo lumache. Sì, tra lumache e girini ho avuto una infanzia piena di amici speciali. Ai tempi delle medie io e le mie amiche ci vestivamo come le Spice Girls e a me facevano sempre fare vittorie che io odiavo. Da bambina scrissi un messaggio, lo rotolai, lo misi in una bottiglia e buttai in questa bottiglia di vetro in quello che pensavo fosse un fiume. Molti anni dopo raccontai questa cosa a mia mamma chiedendo dove mai finisse questo fiume. Mia mamma mi raccontò che non era un fiume ma era un fossato per l'irrigazione che non finiva da nessuna parte. Io sono allergica alla nicotina quindi non ho mai fumato una sigaretta. Ho pubblicato un romanzo circa 3 anni fa ed è stato il momento esatto della mia vita in cui ho capito che cosa si provi nel vedere realizzato il proprio sogno. Ho provato tutte le creme possibili per far crescere le tette e come vedete no, non funzionano. Non riesco assolutamente a guardare i film che abbiano come tema gli esorcismi, cioè l'unico tipo di film horror che io non riesco a vedere. Il mio primo ricordo in assoluto risale a quando avevo circa 2 anni, mi ricordo che ero ancora all'interno della culla. Sono andata via almeno 2 volte con il freno a mano tirato. La prima volta che ho usato la macchina di Davide sono partita con il freno a mano tirato e la macchina ha iniziato a fare uno strano suono, quindi proprio a suonare. Io spaventata ho chiamato Davide, gli ho fatto sentire questo strano suono che non sapevo da dove provenisse e una volta arrivata a casa mi ha fatto vedere che avevo il freno a mano tirato. Da bambina collezionavo sassi, avevo scatole piene di sassi catalogate, poi a quinta elementare mi hanno traslocato e nel trasloco dicono che i sassi sono misteriosamente scomparsi. Ancora adesso negano il loro coinvolgimento nella sparizione della mia collezione di sassi. Da ragazzina avevo i rollerblade, i pattini con le rotelle in linea. Ero fomentatissima per i rollerblade. Quando sono a casa, quindi sono in ferie o anche nel weekend, riesco a dormire circa 10-11 ore di fila, anche 12 ore, finché qualcuno non viene a vedere se sono viva. Piango sempre ascoltando la canzone della cattedrale di Mary Poppins, sempre. Mi chiamo Leda, e già questo nome è strano, ma se fossi nata maschio, mia mamma voleva chiamarmi Icaro. Dio esiste e ha avuto pietà di me. Ragazzi, questo è tutto, spero di avervi fatto almeno un po' di compagnia, di avervi fatto divertire, vi ho raccontato 50 fatti un po' strani, un po' particolari di quella che è appunto la mia vita. Io ragazzi, come sempre, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, vi do un iper mega gigantesco abbraccio, speriamo che venga fuori questa primavera, visto che anche oggi è una giornata grigia e uggiosa. Ragazzi, a prestissimo, buona giornata, buona settimana, buon fine settimana, a presto. Ciao!